ragazzi, benvenuti in un nuovo video del vostro Extreme Italiano. Oggi ci troviamo su Bugs Bunny e Tasi in viaggio nel tempo e siamo assieme al nostro X-Bone Cry, finalmente per la PlayStation 1. Soltanto che noi, cioè, abbiamo la PlayStation 1, ma il problema è che è scollegata e accanto in mezzo al disco. Ormai è diventata una reliquia, è diventata questa cosa. Quindi la mettiamo in vetrina e nessuno la rompe o la distrugge. Speriamo, perché sennò potrebbe essere anche un casino. Ok, facciamo due giocatori. Iniziamo questo viaggio nel tempo a cercare cose. A fare danni. Il mio obiettivo sarà solo quello di fare danni e disturbare qualsiasi cosa tu faccia, va bene? E quello è l'obiettivo del gioco. Non penso sia questo l'obiettivo di questo gioco. Posso distruggere qualcosa? Sai che non mi fa idea? Beh, distrugge! Sì? Come no? E allora devo distruggere un fazzoletto? Come se sembra un accappatoio che ti sta facendo una doccia e sta facendo sto bastidazzo che sta sputando un attimo. Si sente, tranquillo, non ti preoccupare. La potenza e l'audio. Non ho capito. La potenza dell'audio scorre nelle vene della PlayStation, dell'emulatore, della PlayStation, vabbè, diciamo. Beh, ok. È una creatura orribile! È un topo! È una bestia malefica! È un'orribile bestia! Una bestia malefica! Malefica, guarda! Che brutto! Sì, arrivederci. Ecco, fatto il casino. D'accordo, questo mi considera un extra. Un extra? No. Un extra? Sì, becca di extra, no? Tutto! Queste sono tutte mance del lavoro che non hai fatto. Almeno può vivere felice, no? Beh, sì. Ecco. Ma mi sei? Ma gli fini da boh, gli fini in testa lo vedo. Ma che è sto coso? Che c'è, amico? Pronto? Potrebbe dirmi per... Scusi, signore, non lo caga nessuno. Gli è mai capitato uno di quei giorni in cui vi sei... Sì, io ad esempio sempre. Scusa, tu perché l'hai afferrato, dico io? Tu perché l'hai afferrato almeno? Perché sì. Spiegami. Ma guarda che la potenza. Ciao, ma guarda che bel coniglio. Non lo so come li tratti il CD, ma non è fatti, vuol dire che l'hai tipo disintegrato. Ma è nuovo! Qua nuovo, forse, nuovo, 20 anni fa era nuovo, forse, nuovo. 20 anni fa era nuovo. Sì, dai, 20 anni fa si era nuovo. Si è smontato la testa! Ma è... Ma sembra una cosa di dell'Ikea questo. E non sono dell'Ikea. È stato catapultato con la gemma del tempo da qualche parte in un'altra dimensione. Ok. Si può distruggere la macchina del tempo. Questa cosa... questa palla enorme. No perché non entreremo mai con tutta dentro. Nell'incidente si sono sparpagliati ovunque attraverso i secoli. Vabbè, i danni si possono fare tranquillamente. Dimmi, qual è il tasto per spaccare il mondo? Che vuol dire no? Non esiste.
Per spaccare il mondo, no. Si spacca il mondo a metà. No, addirittura. L'ha fatto. Io preferirei andare da solo. E Goku, muito. Con la nonna mancherà tanto il suo piccolo Tazzi. Sì, tesoro. Ah, cielo. Mangialo. No, non si deve mangiare il coniglio. Sì, non mangiare, il coniglio. No, siamo fuori. Lo mangiamo dopo il coniglio. Quello se rimane Tazzi, se rimane fermo dietro a Bugs, quello lo prende a morso. Forse a me se lo dicevo. Benvenuti a Greenwich, paradiso di totem. C'è un elmo fallico. Beh, oh cacchio, hai distrutto la telecamera. Congratulazioni. Perdonatemi, perché io purtroppo non so stare fermo con le mani, di mortacci mia. Sì, ma è il Taj Mahal e tutto il resto, tutti insieme. Mica c'è soltanto il Taj Mahal, c'è anche la strega. La casa della strega. Posso distruggere la casa della strega. E non possiamo andarci adesso. E non possiamo andare qua. E non possiamo distruggere adesso. Chi sono io? Dimmi che sono Taj. D'accordo, signor coniglio Bugs, è ora d'andare. Il vostro primo obiettivo è... Sempre non posso muoverci. Ok, trova 10 garage nascosti qui in giro. Ok. Oh! Sì! Bello! Sì! Vieni qui! Aia! No, non dobbiamo picchiarci! Aspetta! Dobbiamo prendere gli ingranaggi, capito? Cosa ha detto la nonna? Dov'è? Vieni qua, brutta bestia. Io penso che bisogna saltarci sulla testa, non saltarci in testa. No, aia. Bisogna dare vecchio modello. Secondo me è meglio saltargli in testa. Vuoi vedere? Vecchio modello, arrandellate. Proviamo. Vai, c'è il Titti. Parla con Titti. Aspetta. Devo saltargli in testa. Ho detto funzionava. Oddio, c'è Ciccio Panzone qui. Ciccio Pasticcio. Non è che Ciccio Bastardo. Il cugino irlandese di Ciccio Bastardo. Coppa la montagna. Spaghetti. Oddio, ma che vuole questo? Gatto. Oddio, che vuole questo? Ma che cosa vuole questo? Oh, bravo! Dammi il gatto! Il topo, l'uccello. Come fa? Mi ha schiacciato la testa! Cos'è qua? No! No! Mi ha one-shotato! No! Mi ha one-shotato, non vale! Dai, se ti ho liberato. Dov'è? Vieni qua. No, adesso non c'è più. Come non c'è più? L'abbiamo preso l'ingranaggio, no? Ma come non c'è più? No. Non riesco a salire io qua sopra. Adesso c'è più lo specchio. Che cos'è lo specchio? Sarebbe la telecamera. Adesso la telecamera c'è più. Sparami! Aspetta, devo prendere... non riesco a vedere! Aspetta, che... Come si passa? Oh, scusa, sbagliato. Che devo fare?
Sbagliato io. Sparami! E non posso spararti, non c'ho niente! Sparami nel cannone, che ne so! Ma non c'è un caglia! Ti disintegro se non mi sparo! Sì, ti sparo, ti sparo! Ti sparo! Per qua! Caglia! Scusa, scusa, non sono stato scuola, tu stessa in paglia! No, io il martello! Ma tu te lo mangi il martello! Appunto! E qua. Sei per fare questo, sei per fare! E qua, ditti! E qua! E qua che c'è un coso! Oh! È stato per... Quindi ci ho anche il martello! Evviva! No, non posso usare più il martello, lo sai? Dove andiamo? Dobbiamo... adesso ti tocca a te spostare le casse. Aia. No, bisogna spostare le casse, bisogna distruggere le casse. Aia. Diverso! No, dobbiamo prendere l'ingaggio qua su. Vabbè, ci penso io. Ecco, fortissimo. Non serve, hai visto? Sì, sì, ma di certo Bugs Bunny non può farlo, aia. Ho sbagliato a premere tasto di sopra triangolo, giusto? Sì. Ma seguendo le frecce. Dove sei? Perché? Fatto! Dai, la cosa che lo sto perdendo. Mi serve un specchio. È molto cubo. Mi potresti dare lo specchio, per favore? Come si dà lo specchio? Con R1. Grazie. Prego. Prego, venga con me. Che mi devo arrampicare qua su. Devo distruggere l'albero. No! Ma che? Ci sono io su! Ecco. Qual è il problema? Abbattiamo l'albero così si scende. Dai, per teletrasportarti devi premere L1. No, ti raggiungo così. Come fai a raggiungermi? Ti sto raggiungendo! Dammi tempo! Dammi tempo, vabbè. Dove sei? Sono di raggiungere! Ai 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 ai! Ma qui ti so nuotare! Molto bambino. Oh. Posso fare come la... Come fa? Ah, ok! Posso fare la tortura in... Sto morendo, aiuto! Ma che stai morendo? Come si fa la tortura in acqua? Come si fa la tortura in acqua? Beh, aiuto! Sto annegando! Sono morto, arrivederci! Ma non sei morto! Perché trasportati di... Sei morto? No, quindi... Sì, ma che cosa dici? Non è vero? Sono il fantasma di Thais e sono venuto a romperti il culo. La mia trottola. Aspetta che ci manca il coso qua. Ma cosa mancano? Non hai preso il coso, l'ho preso io. Ma l'ho preso io nuovo. Thais che mangia le carote, però non si può vedere. Lo so. Però è il carburante. No! C'era l'ingranaggio lì sopra! Il garage! L'ingranaggio ho detto! Quale garage? Il garage! Come no? Meno male, non ti potevo sospettare così, meno male! Ecco! Adesso! Aia! Fai una bella cosa. Cosa? Scava. Per favore. Come? Salta e poi prendi il tasto triangolo. Grazie. Tu servirai per salire sopra alle ai glassi. Ecco. Tu prenderai l'ultimo ingranaggio che serve, ok? Wow. Sarai l'eroe di giornata.
No, alla presa! Ottimo! Sei stato troppo lento! Ancora! Aggiustiamo l'Erax Teca! Ok, perfetto! Andiamo al prossimo, per favore. Gemma del tempo è quello che dobbiamo trovare. Ok, perfetto. Perfetto. Quindi l'Inquisizione spagnola, giusto? Congegni del regolatore del tempo sono gli oggetti più importanti. Poi gli ingranaggi dobbiamo prendere quanti più possiamo. Le scatole dell'acqua dobbiamo trovarle. Ce ne sono 5 nel livello. Dobbiamo trovarle tutte. Si possono distruggere. Molti personaggi delle varie ere sono stati spinti. Dobbiamo trovare anche dei personaggi. Dei personaggi di epoche diverse da quelle che andiamo a visitare. Posso mangiarli? Puoi colpirli per rimandarli indietro. Posso mangiarli? No, quello no. Un chuck rappresenta una prova. Queste sono le nostre vite. Più ne abbiamo, più vite possediamo. Quindi se muoio io muoio anche tu. E se muoio tu, muoio anche io. No, se muore uno dopo di noi due, non perdiamo vite. Perdiamo la vita soltanto se muoriamo tutti e due. Insieme. Le carote più ne prendiamo meglio è. Tu le perdi le carote. Accedere a nuove zone. Ti prendi le carote. I gettoni del capo sono le chiavi. Questi dobbiamo trovarli per sconfiggere il boss. Il boss dell'era. Nell'era step, dici? No, e vedevo quello là, questo. Andate nel menu pausa e selezionate l'opzione salva. Ah, possiamo anche salvare. Potete vedere il vostro problema. Se lascio il controller a terra, salva da solo. Se vi serve altro aiuto. È il momento di iniziare da questa emozionante avventura! Da questa parte! Dove? Magia! Ora la porta azteca è aperta! No! No! Questo tizio alle costole! Infatti, credo che mi dovrò disinfestare! Si deve disinfestare! Aia! Ma che ho fatto? Ah no, ma sei tu che me le fai perdere, non io! Io che te le faccio perdere! Sì, perché mi così, perché mi colpisci! Non vale! Dai, su, andiamo! Andiamo all'era azteca, va! Evviva! Toc toc, Inquisizione spagnola! Cibo! Riconosco quello sguardo. Ehi, cibo! Riconosco quello sguardo. Di nuovo. Aveva seccato, hai visto? Nella sopra si è cibo. Credo sia andato da quella parte. Perché non posso ancora mangiarlo? Altrimenti stasera ti faccio lo spiego. Poi cacciato e poi di patate. Grazie dell'invito, amico. Allora, ho mangiato molto a pranzo, quindi se sei d'accordo, penso che salto, lo si può mangiare dopo, perché ho fatto la scena. O no? Ah, peccato. Ah, vabbè. E va bene, ragazzi, io direi che qui il video si può concludere. Siamo arrivati all'era azteca. Faremo un'ora e di solito. Oh! Quello è il tutorial. Quello è, sì, il tutorial di quello che Taz e Bugs sono capaci di fare. Ovvero Taz è tutto e Bugs è niente. Esatto. A parte volare facendo un elicottero con le orecchie, a parte quello è niente. Ah, e oltre il fatto di saltare sulla testa di Taz e utilizzare Taz come trampolino, questo vedremo nel prossimo episodio. Quindi ragazzi, la smetti per favore. Grazie. Cosa vuoi farmi? Salviamo la partita intanto. Salviamo la partita così almeno non ripartiamo. Salva, sì, salviamo. Abbiamo tre vite. Sì, abbiamo tre chuck. Ah, e io già sono quasi morto, perché? Non sei quasi morto, ma non c'è cavolo quasi. Uno di danno, è comunque qualcosa. Vabbè, non mica unica cosa di così. E se arriva di nuovo il panzone e mi uccide? No, non arriva tranquillo, ci sono altri tizi, però molto più scarsi. Ah, ok. Posso mangiarli?
Quelli sì. Ah, ok. E beh, quindi, ragazzi, questa è Bugs Bunny e Tasi in viaggio nel tempo. Questo è l'episodio 0 o 1. Episodio 1. 1 abbiamo fatto il tutorial, però questo è il primo livello. Vabbè, uguale. Episodio tutorial 1. Parte 1. Vabbè. Ok. Vabbè, facciamo così. Prima di concludere il video, ovviamente, lasciamo la parola a Extreme Neglect e la sua perla di saggezza. Saggezza su sui panzoni. Sui panzoni. Nulla contro l'obesità, ovviamente, cioè scherzi a parte. Beh, cioè l'obesità, pure io sono un po' bello così. Obiettivamente non è soltanto una questione di scelta di vita, me ne rendo conto, anzi guardate, cioè fantastico, no? Insomma, bisogna sapersi regolare nella vita e i panzoni a volte si lasciano guardare, questo lo dico perché è capitato, insomma. Bisogna cercare un giusto mezzo. No, quello è Aristotele, cazzo, quel coglione ha sempre sbagliato. Il giusto mezzo non ha mai funzionato, quindi bisogna gestirsi la fame e mangiare allo stesso tempo, perché se non mangi non puoi fare praticamente niente, che non hai nessun nutriente, ma se mangi troppo diventi, beh... Troppa la montagna, spaghetti. Seriamente, non esagerate con una roba, perché fa male, fa male. Ovviamente fa male, seguire fa male. Una dieta equilibrata, fare attività fisica, camminare, se non riesci proprio ad andare in palestra allora cammina. Guardate che il diabete è una brutta cosa. È il diabete? No, ma lo so per esperienza. Ah boh, quello sì, brutta cosa ragazzi, brutta cosa. Tanti esami, tanti prelievi del sangue, tanti accertamenti e poi vi danneggia la salute, quindi assolutamente no, assolutamente, non lo fate. Assolutamente, occhio al colesterolo, esatto. Dieta equilibrata, se siete italiani, sicuramente dieta mediterranea, così anche dalla California e giù di lì. Mi raccomando, ma non sempre pizze, mi raccomando, se mangiate la pizza, niente ketchup sulla ananas sulla pizza. Perché in tal caso vi veniamo a cercare, perché tanto sappiamo dove abitate, tutti. Sì, anche voi in Giappone. Esatto. Prendiamo il traghetto, anche se non ci azzeccano il traghetto, come ci arriviamo col traghetto? No, facciamo un missile di cognizione. Bello, distanza. Vabbè, possiamo dire di aver finito il video per oggi. Qui da XT Burning Light. XT Camera Legnata! Commentate, iscrivetevi! Tanti, alluci e seguite sempre per le saggezze il nostro XT Burning Light! Ci vediamo al prossimo video, ciao!